Allora, Enrico, arriviamo al titolo nel mirino della settimana, come sempre una nostra piccola rubrica che dà indicazioni specifiche su alcuni titoli che tu ti senti di raccontarci. Oggi, eccolo qui, lo vediamo in sovrimpressione, Alstom, gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, in passato ha operato anche con la divisione Power, con la divisione Grid. Allora, questa è un po' la spiegazione generale, ovviamente, della società, del gruppo industriale. Adesso tu ci racconti perché l'hai scelto come titolo, poi lo andremo naturalmente a vedere tecnicamente. Aujourd'hui, nous sommes en France, perché è un titolo Oh. francioso, oui, che probabilmente molti di noi conoscono, anzi quasi tutti, perché chiunque sale su Italo vede che Alstom è, insomma, la società che ha fatto i treni in Italo, che fa, che cura, insomma, Italo. Ed è una società che a me graficamente piace molto, quindi al di là del discorso del pandemia, ripartenze, spostamenti, eccetera, 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 sulla quale ovviamente non mi pronuncio, anzi incrociamo le dita, credo che graficamente sia un titolo che è solido, come dati fondamentali, e che appunto, come dicevo all'inizio, sia uno di quei titoli sui quali scommettere, perché mentre il CAC 40 è sui massimi di periodo, Alstom è molto lontana dai massimi e quindi potrebbe ripartire, e secondo me possiamo vederlo già partendo dal grafico in time frame mensile, che credo che sia abbastanza chiaro nel darci alcune Ok, indicazioni. eccolo qui. Adesso arriverà dalla regia. Mostriamo il grafico mensile e poi lo Arriva vediamo. Eccolo sui qui. binari, arriva sui Ecco. binari il grafico mensile, eccolo qua, Alstom. Vediamo molto chiaramente, a partire dalla parte sinistra, appunto, del grafico, come quotasse vari anni fa fino a 90 euro, e da lì sia partito un trend, da un trend ribassista chiaro, e poi nell'arco di 4-5 anni abbia vivacchiato tra i 15 e i 25 euro, in quella che è una fase cosiddetta di accumulazione, nella quale il prezzo oscilla in una fase di trading range senza prendere una chiara direzione. Mentre se è in accumulazione, ci si chiede: romperà il ribasso e quindi proseguirà il downtrend, oppure avrà la forza di invertire il trend? E vediamo come poi dal 2018 in poi abbia appunto invertito il trend, rompendo al rialzo quella fase di accumulazione, andando a toccare area 50 euro. Da lì è partita una nuova fase di distribuzione, di ritraccio, poi confermata dalla fase pandemica l'anno scorso, che ha portato il prezzo di nuovo in area 30-32 euro. E in questo caso vediamo come un eventuale raggiungimento, retest di area 28-28,50 significherebbe andare di nuovo a prendere quel livello che era stata una resistenza durante la fase accumulativa e che poi adesso invece è un supporto, e quindi ci permetterebbe probabilmente di essere molto ottimisti per avere la seconda gamba rialzista, che andrebbe a confermare una ripartenza long di medio periodo, sempre con un target in area 50 euro. E in Ok. maniera più precisa, poi appunto sul weekly possiamo andare a evidenziare come quel livello sia anche in un periodo più breve, proprio come fascia temporale, un livello che era stato nel 2015, nel 2016 e nel 2017 una resistenza, poi rotta e retestata come supporto, e di nuovo nel 2020, e quindi adesso siamo a fine 2021 e siamo ancora vicini sostanzialmente ai 29,50, ai 30 euro. Quindi io proverei ad attendere, diciamo, i 30 euro, che è una soglia psicologica, essendo cifra tonda, e sui 30 euro, se dovessimo vedere su un time frame weekly, quindi una buona candela con buoni volumi, ecco, quello potrebbe essere un segnale e potrebbe darci un ottimo spunto di trading, perché potremmo cercare il long in area 30, posizionando uno stop loss poco sotto, per puntare nel medio periodo con riaperture e così via, eccetera, eccetera, di nuovo ad area 50 euro sui massimi del 2020-2021. D'accordo, naturalmente se questo titolo vi piace, vi convince o ne volete sapere di più, Enrico J è a vostra disposizione.